Buongiorno. Buongiorno. Ma che siete venuti in retromarcia da Roma? Peppi, guarda che la Romagna è grande. Allora andiamo adesso, camminiamo insieme adesso. Vi accogliamo a braccia aperte. Benvenuti, benvenuti. Un saluto, un abbraccio da parte di tutti noi Legend per onorare, per ricordare, per ringraziare l'ospedale di Bergamo, lei dottoressa Beatrice e tutto il gruppo delle Legend, dei grandi atleti e dei grandi atlete che sono oggi qui a ringraziarvi per tutto quello che avete fatto. E non fateci piangere! Siete voi che commuovete noi. È un onore avervi qui, un piacere. Vogliamo riprendere con gioia, insomma, a vivere anche in questo ospedale che è stato molto, molto provato. Oggi per noi questa visita di queste leggende dello sport che ci onora e ci fa un enorme piacere è anche un nuovo segno di rinascita, il fatto di poterci ancora incontrare, di poterci ancora riconoscere come dei sopravvissuti a qualcosa che dovrà cambiare necessariamente noi e le nostre vite, a partire dalla prevenzione, dalla grande campagna vaccinale che stiamo facendo, ma anche a partire dagli stili di vita di cui questi atleti sono portatori, invitando le persone ad avere cura del proprio corpo, del proprio spirito, perché questo è il miglior viatico per stare lontani dagli ospedali e venire solo come ospiti graditi e non come pazienti. Veramente non sapete il piacere che mi fa, la sfoggerò nelle mie camminate spacciandomi per una legend. Voi siete legend per tutto quello che fate, esatto. Per le persone. Grazie a nome di grazie, tutti. Grazie, grazie a voi davvero. È stato un anno e mezzo veramente terribile, abbiamo sofferto, abbiamo stretto i denti. Ringrazio la dottoressa Stasi che ci ha accolto qui a Bergamo, all'ospedale San Giovanni, che è un ospedale di eccellenza. Abbiamo passato un periodo difficilissimo, però è tempo di guardare al futuro, di riprendere la vita normale. E quindi bisogna ripartire, è ripartita l'Italia, è ripartita la Lombardia. Rimettiamo lo sport nella nostra vita e guardiamo al futuro con ottimismo. Ragazzi, vi farò scoprire i posti stupendi di Bergamo. E noi abbracciamo virtualmente questo ospedale e ripartiamo. Oggi invitate i miei amici Legend perché sia una camminata di ripresa di gioia dopo tutto questo momento di sofferenza. Li porterò a Bergen de Sura e Bergen de Sota. Ah, caspita, però c'è un video, ragazzi! Dai, rivediamoci! Rivediamoci in questa ghibellina! I guesti a destra e Ghibellina a sinistra. Bene, allora io Ghibellina a destra. Ci vediamo in Città Alta. Salutate Mattante. Adesso, proprio in questo terreno anche molto facile, cerchiamo di sentire come si cammina con la consapevolezza di sentire i propri passi, quindi i propri piedi che spingono le braccia che devono essere, ecco, devono essere esattamente quello che non fa Patrizio. No, Patrizio, ma è un disastro, dai. Sbadato. Allora, anche senza bastoncini, ok? Cammina bene? Senti i tuoi piedi, le braccia, armonia, grazie. Chissà, guarda, se riuscirò, Sentire i piedi no, non conviene. No, guarda che devi guardare avanti, Sì, ma dico, sentire i piedi dopo camminato non conviene. Ah no, Fidati. Comunque, credo che questo tipo di camminata, al di là di Patrizio che mi sembri un po' migliorato. Aspetta, però voglio dire una cosa. Tu stai parlando della camminata del nord. Poco. Ti dico la camminata del sud. No, lasciamo perdere la camminata. Patrizio, fai il bravo. Proviamo. No, quello è la scelta dello sci. No, quello è la sciata. Daniela! Non sono un'esperta del Nordic Walking, tu lo sai, perché io sono abituata dalle montagne a scendere più veloce che posso.
però proprio noi atleti impariamo dalla montagna invece un discorso proprio di armonia con la neve e con viverla in tutte le modalità. Ad esempio oggi stiamo partendo dal basso e saliamo verso Città Alta di Bergamo, quindi anche un percorso dell'anima, oggi con un significato particolare. Un percorso dell'anima, un percorso del piacere, un percorso di stare insieme, con o senza bastoni, ma soprattutto per condividere quello che c'è dentro di noi e quello che viviamo anche attorno a noi. E poi sì, quando ti rendi conto che ci sono dei luoghi dove la sofferenza è stata ed è profonda ancora adesso, ti riporta a momenti importanti della tua vita quando hai sofferto. E quell'ospedale, per me è l'ospedale di Pisa, per me è la tiroide che non funziona più, rimani solo con la tua sofferenza e con la domanda: riuscirò mai a tornare in salute e poi a gareggiare, poi a tornare sulla neve, al mio amore? Se ci credi e accetti anche quella sofferenza, poi quando arrivi sul podio, nel tuo traguardo, in quello che hai scelto, ti guardi indietro e è l'unica cosa che puoi veramente dire che vale la pena credere anche nel momento in cui la vita ti mette di fronte a momenti di grandi difficoltà. Se fai così, sicuramente un giorno arriverà, e per me è stato così. Oh, ping pong! Luà, vieni con me, vieni qui! Sai giocare? Mi chiamano Patrizio Cinese! Se so giocare, è fatto! Aspetta, Ram Team, Ram Team! Eccolo qua, guarda, Patrizio Cinese! Oh no, qui! E vai! Dai, che dobbiamo arrivare prima e quindi camminiamo anche bene, perché sì, poi bisogna camminare nel modo giusto. Appoggiamo bene il tacco a terra e muoviamo questo piede fino ad arrivare in punta all'alluce, che spingiamo bene, così riusciamo a fare una buona camminata veloce e su in cima alla Città Alta ci arriviamo prima noi. Oltre che a camminare bene con il piede, dobbiamo pensare anche alle gambe, quindi allungando il passo si usano bene i polpacci, quindi soleo, gemelli, il bicipite femorale e i glutei, che è una cosa importantissima per tenerci in forma. Quindi mi raccomando, usiamo insieme anche le braccia, che devono essere in coordinazione con le gambe sotto. Ricordiamo soprattutto l'importanza dello stretching, che va fatto sempre sicuramente dopo l'attività fisica. Infatti voi non lo sapete, ma dopo questa bella camminata vi mettete tutti quanti belli in fila e facciamo un po' di stretching come noi le ginnaste della ritmica, eh? Ci sono i ragazzi e le ragazze dell'Atalanta. Tu pensa che da piccolo era un fenomeno a giocare a pallone. In Sicilia mi chiamavano il Pelé della Sicilia. Sì, sì. Adesso gli lanci la sfida, vediamo. Adesso vogliamo vederti. Aspetta. Adesso vogliamo chiedere di farti giocare. Ragazzi, ciao ragazzi! Palla. Ciao ragazzi e ragazze! Tocca a me! Vai, vieni, Gabriella, vai! Di testa! È stato bello incontrare questi ragazzi, i giovani dell'Atalanta, è stato bello incontrare Lucia, pedagogista della squadra, ci hanno donato pure una maglietta meravigliosa della loro squadra. Fare sport non significa diventare campioni olimpici, campioni del mondo, ma significa diventare campione della vita. Lo sport ci fortifica e ci aiuta ad affrontare anche questi disastri che succedono a volte e che ci auguriamo non succedano più, con forza, con la voglia di tornare alla normalità. Grazie!
Però io lo passerei subito a chi sa veramente giocare il calcio. Beh. A Giuseppe. Quindi il vero calciatore. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, grazie Lucia. Grazie Giuseppe. Grazie ragazzi, grazie, ragazzi. Ragazzi. Sì, è stato un piacere. Grazie, complimenti. Grazie. Ciao. Allora ragazzi, buon divertimento, in bocca al lupo e mi raccomando. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, rallentiamo un po' qui, siamo in un posto veramente speciale, particolare, ci fa riflettere. Abbiamo il magone qua. Bergamo per me rappresenta tante cose. Per prima cosa inizia la vita di mio figlio, quindi appunto prima siamo stati all'ospedale dove è nato, quindi rappresenta per me un momento, dei momenti più belli della mia vita, e allo stesso tempo rappresenta anche un periodo difficile come per tutti gli italiani, perché l'anno scorso vivevo qui appunto durante la pandemia e è stato molto dura, perché ovviamente nel silenzio totale della città si sentivano risuonare solamente le sirene dell'ambulanza e avevamo tanta paura come tutti, però posso dire che questa città, i bergamaschi sono delle teste dure, quindi loro sono capaci di rialzarsi in ogni momento, quindi auguro a questa città il meglio e che ripartano a pieno ritmo. Patrizio, Luana, siete eccoci. In ritardo, forza! Arriviamo. Raga, arriviamo, è che il partito di reverse, Patrizio cinese contro la Luana coreana. Wow, bellissimo, la partita, non avete proprio idea. Schiacciare proprio in tasca. E faccio la passeggiata del sud così. Passeggiata. Sì, noi sudisti siamo così, siamo spensierati, ci vediamo le cose con calma. Abbiamo passato una giornata straordinaria qui a Bergamo, abbiamo girato per vari luoghi belli di questa città con la nostra sempre armonia, divertimento, amicizia di noi legend. Però ragazzi, non mi dite niente, ma io devo scappare perché c'è una sorpresa in riservo per voi. Non vi dico niente, però ciao ciao, me ne vado, poi vi racconterò. Vai. Ma quello, guarda, chissà cosa combina. Certo che questa salita è proprio bella, eh? Si va in su e stiamo avendo, Luana, un bellissimo ritmo. Arriveremo a vedere bellissime cose su con le emozioni che questa Bergamo ci ha fatto sentire, ci ha fatto vivere. Però, ma dove sono quei due là? Daniela, mi sa che un paio di chilometri ce li tagliamo? Facciamo una scorciatoia. Grande, dai. Grande Costantino. Beh, non so se è leale, però penso che ne valga proprio la pena. Dai, un po' di funicolare così ti guardi dei bei paesaggi. Wow, la funicolare, una vita che non la prendo. Che emozione, Costantino. Bellissimo. Fatta franca. Meno male. Meno male, dai. Oh, guarda un po'
chi c'è? No. Poi ci spiegate come avete fatto arrivare qua. Adesso dobbiamo salire. Sì, però... Però vi seguiamo, dai. Andiamo, però le ho fatto vedere una cosa stupenda della Bergamo. Bellissima la funicolare. Per arrivare a Bergo in Desuva. Cosa posso dire? Un'esperienza entusiasmante, elettrizzante. È una giornata ricca di colori, di valori, di personaggi. Una giornata da ripetere insieme a tutti loro per la carica, la gioia e l'adrenalina che loro trasmettono. Abbiamo fatto una passeggiata molto lunga, siamo a Bergamo Alta, guardate che stupenda sta cosa, peccato che manchino Angelica e Giuseppe, però Patrizio ci ha garantito una bella sorpresa, quindi godiamoci intanto questa passeggiata in questo posto. Bellissimo la piazza, guarda che bello, il Duomo, tutto bellissimo. Quando vado in giro con le gare vediamo stazioni, aeroporti, campo di atletica e poi ce ne scappiamo via. Oggi invece abbiamo avuto modo di visitare questa città che è bellissima, perché Bergamo Alta, solo qua dove sono in questo momento, guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, godiamoci tutto questo. Poi la cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere finalmente gente in giro. Torniamo anche alla nostra passeggiata. Maurizio ci ha parlato di come usare i piedi stamattina. Io vi direi anche come usare le braccia, perché se non usiamo anche la parte superiore bene, in coordinazione, vanifichiamo anche il lavoro fatto sotto. Quindi vi ricordo, molto in coordinazione, rilassati sulle spalle, respiriamo bene e quindi il nostro gesto è completo. Oh, ecco là, stanno arrivando anche loro. Guarda, questi qua vanno veloci, guarda. Guardali come vanno veloci, guardali! Primi, terzi, quasi, ciao! Ma che panorama! Siamo giunti quasi al traguardo di questa bellissima avventura di percorsi. Per me era una prima nuova esperienza che ho condiviso facendo squadra con gli altri campioni olimpici. Questa ripartenza è come un'ascensione che proprio dall'ospedale Giovanni XXIII ci ha portati nel cuore della città, in Città Alta, Piazza Vecchia. Per me è stato anche un ripercorrere le mie origini, perché io a 15 anni, romana, salutai i miei genitori, feci le valigie e arrivai proprio a Bergamo, Città Alta, dalle Suole Orsoline, in via della Rocca, una via che ho intravisto oggi, quindi veramente molto molto emozionante per me, perché poi quel sogno sono riuscita a coronarlo, era il sogno olimpico. Adesso manca veramente il rush conclusivo, tanta emozione e con il cuore l'esperienza di aver saputo ancora una volta fare squadra. Adesso che siamo arrivati nel punto più alto, i ricordi si fanno ormai all'estremo dell'ossigeno e mi portano sull'Everest. E tanti ricordi arrivano, ma nello stesso tempo il pensiero più bello è raggiungere sempre il punto più alto. E in questo momento il punto più alto è proprio qua, Città Alta, all'arrivo della funicolare. In particolare nell'utilizzo della camminata è il bastoncino. Questo bastoncino telescopico, ci sono queste clip da aprire, sono scorrevoli, si seleziona l'altezza in fase di angolatura del gomito all'incirca, si blocca e lo si impugna correttamente, impugnandolo, mettendo la mano, altrettanto si fa poi col secondo bastone, posizionando sulla stessa altezza, lo si impugna e si può iniziare la camminata verso l'alto. Per la vostra sicurezza accendete sempre il GPS sul telefonino. Andiamo dai ragazzi, che ormai ci siamo. Ultimo tratto. Io non ce la faccio più, ve lo dico. Comunque cercate di mettere bene i piedi anche qua,
Ricordatevi che l'ultimo tratto è il più duro, ma anche il più bello. Mamma, che spettacolo! Ecco, tutta Bergamo ai nostri piedi. Andiamo a vedere Bergamo, dove? Dall'altissimo, da quassù, andiamo a vederla. Noi che siamo riusciti ad arrivare fin qua ne abbiamo persi un po' per strada perché non avevano fiato. Dalla cima. Forza che ci siamo, siamo quelli al traguardo, lo sprint, però ci siamo. Wow. Che bello, ce l'abbiamo fatta. Meraviglia, ecco. Bergamo, e questo è un altro pezzo d'Italia, fantastica. Dopo aver conquistato Roma con i nostri piedi, aver attraversato le vie, il centro della città eterna, oggi abbiamo conquistato anche Bergamo con le sue bellezze. Siamo arrivati in cima alla parte alta della città e anche Bergamo ci ha dato quelle suggestioni, quell'emozione, quella forza che solamente attraversando una città a piedi possiamo trovare, raccogliendone tutti i profumi, le sensazioni, gli angoli che si scoprono proprio ed unicamente andando a piedi. Non si concludono qui però i percorsi, avremo ancora altre tappe, troveremo e scopriremo altre città dove camminare sarà suggestivo come è stato a Roma e come oggi a Bergamo.